Tra evoluzionismo e creazionismo, le due tesi che si contendono la spiegazione della nascita dell'uomo, c'è una terza via. È quello che cerco di raccontare in questo filmato che potete vedere linkando appunto il filmato che avete qua sotto e poi che potrete vedere per intero su Vimeo. Allora vi lascio a questo filmato che si chiama appunto Tutta un'altra storia e che prevede un viaggio in Sudafrica fatto appunto alla ricerca dell'origine dell'uomo. La storia potrebbe essere diversa da come ce l'hanno raccontata. Nei miei viaggi mi sono accorta che la storia potrebbe essere tutta un'altra storia, partendo dalla nostra origine, l'origine dell'uomo. Come mai l'uomo si è evoluto così rapidamente e come mai tutto ciò è successo in Sudafrica? Il Sudafrica potrebbe essere la chiave del mistero, un mistero che, se risolto, ci aprirebbe una nuova prospettiva sulla nostra origine. La diatriba fra evoluzionisti e creazionisti potrebbe essere risolta, sì, perché noi, come esseri umani, potremmo essere il frutto di un esperimento genetico. Supponendo che sia vero che noi siamo il prodotto appunto di interventi genetici, per un uomo di fede, questo potrebbe far parte del disegno del Dio nel quale lui crede. Le figure di Adamo ed Eva potrebbero essere, più che collegate a un evento miracolistico di creazione dal nulla, potrebbero essere collegate invece a un intervento proprio diretto di manipolazione genetica. They made us by combining their genes with that of primitive hominid. Yeah. Space civilization and a terrestrial evolution. Questa operazione genetica sull'essere umano può essere stata fatta centinaia di migliaia di anni fa da parte di alcuni antichi astronauti, esseri dello spazio venuti sul nostro pianeta forse per cercare qualche metallo per loro prezioso. Del resto è quello che noi facciamo adesso, che lo possiamo fare andando sulla Luna o andando su Marte. Andiamo a cercare metalli che sulla Terra sono rari e che là magari invece si trovano in quantità. E la stessa cosa potrebbe essere avvenuta appunto da parte di questi antichi astronauti che erano venuti sulla Terra a cercare un metallo per loro molto prezioso. L'oro. E si sa che l'oro e le più antiche miniere d'oro si trovano in Sudafrica, proprio nel luogo dove oltretutto è la culla dell'umanità. Ma non c'era finora nessuna prova che fosse esistito in quel luogo qualche cosa che ci suggeriva la presenza di esseri evoluti, di esseri che potevano intervenire in quella zona con la loro tecnologia, finora. Ma ultimamente, guardando da Google Earth, si è scoperto che in quella zona ci sono tantissime strutture di pietra che non hanno spiegazione, estremamente estesi, tanto è vero che coprono una parte notevole del nord del Sudafrica, del Mozambico e dello Zimbabwe. Ma chi può avere costruito queste migliaia di cerchi di pietra? Per indagare su questo ho deciso di andare in Sudafrica per scoprire qual è la vera storia dell'essere umano, l'altra storia. Così parto per il Sudafrica con Natalia che condivide con me la mia passione sui misteri. Ed eccoci sulla strada che ci porterà da Michael.